Perché siamo una squadra fortissimi. Parco Nord, 8 di sera, pochissima gente che rompe i coglioni, si possono fare anche determinati video. Vabbè, no, ci vuole, sono stanco, non ci vuole. Di cosa parliamo oggi? Allora, le vacanze, video un po' spensierato alla Casa de Cane. Voglio chiedere alle persone che mi seguono, perché io ne ho poche, però, come posso dire, ho un bello zoccolo duro, tutto sommato, eh? E quindi mi piace dialogare con voi. Dove andiamo in vacanza? Dove? Cioè, io, posto magnifico, favoloso, rinomato, Cinzano Beach. Conoscete Cinzano Beach? Ragazzi, posto da farsi le vacanze per tutta la vita. E voi dove cazzo andate? Così è una domanda proprio spensierata, video molto corto, spero. Speriamo che non mi cresca il naso nel dire bugie. E ditemi voi dove andate? Dai, è un'indagine così, non c'è un cazzo da fare. Ho pensato, faccio un video leggero, senza nessuna pretesa, giusto per fare qualcosa di diverso, spensierato, leggero, proprio alla Casa de Cane. Siamo capiti? Dove cazzo andate? Partite per le ferie? Oh, se uno vuole rispondere, gli fa piacere, bene, non per favore, ma ve lo dico proprio, ma così. Non cominciate con le risposte ad cazzum, ad minchiam, del tipo: ah, cazzo, ma zio, non è che ti devo dire a te dove vado, cosa fai? Perché vi mando a cacare in 0,2 secondi. Detto questo, chi ha voglia di rispondere e mi dice: guarda, Andrea, vado qui, faccio questo. Se qualcuno ha voglia di parlarmi, così, giusto per scambiare due chiacchiere. Come vi ho già detto, io le vacanze quest'anno non le vedo, per tutta una situazione a parte economica che comunque c'è, ma avrei potuto ovviare in qualche modo, forse, non lo so, forse. Il problema vero per me è la solitudine, nel senso, sono solo in questo momento perché ormai sapete che a ottobre faccio un anno da single e quindi non sono il tipo che va in vacanza da solo. Ecco, ad esempio, questo è un altro spunto per una discussione. Voi siete i tipi che andate in vacanza da soli? Questa è una bella domanda, veramente. Vedi, mi è venuta fuori così, senza pensarci. Giusto per sapere se sono l'unico che ha questa deriva, diciamo così, no? Cioè del fatto di prendere e assolutissimamente non andarmene in vacanza da solo. Infatti, l'ultima vacanza che ho fatto, non mi ricordo se l'anno scorso, l'ho sempre fatta con la mia donna. Le ultime vacanze che ho fatto, le ho fatte sempre in compagnia della mia donna, dei miei figli, solo con la mia donna, no, solo con i miei figli mai, però o con la donna e i figli o con la donna. Anche voi siete così? Io per dire faccio anche un altro ragionamento, al di là del fatto di fare le ferie, mettiamo che mi vada di fare le vacanze da solo, per assurdo, non le avrei neanche fatte, perché, ulteriore ragione, avrei dovuto fare le ferie. Passatemi il termine da barbone, che a me non piace. Non è che per forza bisogna andare sempre nell'hotel 4 stelle, però faccio un altro esempio. Posso fare 20 giorni in un 3 stelle? Preferisco farne 10, 12 in un 4, faccio un esempio. Poi le critiche sono anche ben accette, anche se sono questioni personali, quindi più che criticare, ditemi la vostra, cioè cosa fareste voi, no? Perché non è che se uno mi dice: ah, io preferisco fare le vacanze nella pensione a 2 stelle, ma non me ne frega un cazzo, e allora io sono un cretino perché mi piace andare, cioè, o viceversa. No, ditemi cosa fate. Anche voi da soli preferite non andarci in vacanza o prendete, ve ne fregate e andate lo stesso. Indipendentemente che siate sposati, separati, c'è anche gente che fa le vacanze separate, per assurdo che sia, no? Assurdo, metti che uno ha le ferie col lavoro in un periodo, uno l'altro, la moglie parte coi figli, lascia il marito qui e poi magari il marito parte anche a sua volta coi figli e lascia la moglie qui. Faccio un esempio: nelle famiglie ci sono tanti di questi casi perché non sempre
le ferie lavorative possono combaciare. Io da solo non sono proprio il tipo che parla, ma non perché non so arrangiarmi o cose di questo genere, non scherziamo, cioè, ma proprio perché non mi piace. Non... Poi ci sono tanti che mi dicono: ma no, vai a ballare, ti cerchi le fighe là. Sì, per carità, però alla fine sono avventure che vanno bene per trombare, per carità, va benissimo, però poi non è una storia che puoi costruire perché incontri. Adesso non per forza che uno debba costruire una storia, però incontri tutte persone al mare che vengono da altri posti dove abiti tu, quindi insomma sì, va benissimo per fare sesso, ma al di là di quello, che già sarebbe una buona cosa, voi dite, pienamente d'accordo, soprattutto perché non devi pagare. Ora già vedo le poche donne che mi seguono, che mi punteranno il dito e mi diranno: maledetto, tu paghi le donne, sei uno sporcaccione. No, non è così. Comunque, divagazione opportuna e inopportuna, non lo so, comunque. Ditemi un po' voi come vi rapportate con queste cazzo di vacanze. Io ve l'ho detto, da solo no, da barbone no, piuttosto meno giorni, ma in un hotel, un resort, un residence, una casa in affitto, qualsiasi cosa sia, io preferisco andare sempre in hotel servito e riverito, sinceramente. Comunque sia, dove vada vada uno, comunque di un livello un pochettino con più agi, ecco, perché dire da signore mi sembra proprio una cagata. Sicuramente con più agi, quello poco mi assicuro, no? Anche lì prendere una casa, prendi una casa che magari al box, è vicino al mare, aria condizionata, televisore ultra HD, 50 pollici, insomma, mentre ci sono altri appartamenti dove non c'hanno il box, non c'hanno il cortile, non c'hanno il giardino, addirittura non hanno l'aria condizionata, non c'è il wifi, la TV è scrausa, ecco, tutte queste cose qua, no? Ne ho citate solo alcune, poi ce ne sono tantissime altre. Quindi voglio solo sapere a chi va di dirlo, giusto per colloquiare amichevolmente, come le vedete voi le vacanze, come le inquadrate, come preferite passarle, diciamo così. Io ve l'ho detto da parte mia. Quest'anno, ripeto, sto qua per quei mo due motivi principali. Un economico, ma segue a ruota praticamente allo stesso livello di importanza, quello affettivo, di solitudine, diciamo così, il fatto che non abbia una compagna in questo periodo. E quindi rimango a The Chinzalo Beach, The Stupid Post. Che casino che fanno sti pattini, mamma mia. Vabbè. E niente, ditemi. Signori, chiudo qua, ho cercato di essere coinciso, nel senso che mi hanno fatto la... No, sto dicendo la cagata. La circoncisione, coincisione, mamma mia. Dai! Alla prossima, salutatemi la sorta!